presto, ho bisogno assolutamente del tuo aiuto. Ho bisogno che tu compili il questionario per la mia tesi di master, perché sì, sto conseguendo un master in relazione per infermieri con pazienti psichiatrici e tossicodipendenti. La mia tesi sarà sui pazienti affetti da disturbo d'ansia. Se gli infermieri sono capaci di relazionarsi con questo tipo particolare di pazienti, ma anche altre figure sanitarie, quindi anche i medici, gli OSS, fisioterapisti o altre professioni sanitarie. Tutti i professionisti sanitari possono partecipare alla mia ricerca semplicemente compilando il questionario che ho addebitamente preparato. Allora, siccome questo è un master che sto frequentando a mie spese perché è una cosa che mi interessa ed è qualcosa che sicuramente mi servirà poi sul luogo di lavoro, perché lavoro in malattie infettive e ci sono tanti pazienti che hanno necessità relazionali di questo tipo qua, e me lo sto pagando da solo, sto studiando un po' a casa, sto dando gli esami da solo, sto studiando un po' di notte, dalle 2 alle 5 di notte, quando di solito i pazienti dormono auspicabilmente. Ci sto mettendo il mio impegno, il mio cuore. Se riesco a raccogliere, non so, tipo mille risposte, ecco, allora avrà un senso presentare questa tesi. Se sono 30 risposte, boh, chiaramente capisci anche tu, non ha tanto significato i risultati che ottengo. Quindi ti chiedo se puoi compilarlo, lo trovi in descrizione nel primo commento, ma se puoi anche tipo spargerlo ovunque, ai tuoi familiari, amici, conoscenti, colleghi di lavoro, chat, Facebook, Telegram, ovunque, e ti chiedo per favore se puoi farlo, e ti assicuro che è divertente, ok? Non c'è tanto da leggere, c'è veramente poco. Le mie fonti sono buonissime, credo che tutti converranno che le mie fonti sono buonissime, però il questionario di per sé ho cercato di renderlo il più divertente, ridicolo, è tipo un dialogo, e ci sono anche dei disegni, ok? Ci sono anche le illustrazioni che ho realizzato io, e c'è un segreto nelle illustrazioni, vediamo se ci arrivi, perché il paziente che ti presento lo riconoscerai, ok? Dopo un po' dirai, ma io questa persona la conosco, ok? Vediamo se ci arrivi. Se ci arrivi mi scrivi, ok? Me lo scrivi. Nel frattempo ti ringrazio di nuovo per la compilazione. Di nuovo, trovi il questionario in descrizione e nel primo commento. Se lo compili, ci metti pochissimo, tipo 10 minuti o giù di lì, e lo spargi come semi al vento. Grazie, grazie ancora.